Ciao ragazzacci, bentornati sul canale. Oggi andremo a fare una piccola miglioria alla mia B-Twin perché andremo a sostituire le sue pasticche organiche con queste J-Wire semimetalliche su freni Magura MT Trail. Per prima cosa andiamo a togliere la ruota. Ecco qua. Con un'esagonale da 5 andiamo a togliere la pinza. Ora una cosa fondamentale, dato che dovremo allargare i pistoncini per poter inserire le pastiglie nuove, una cosa fondamentale è quella di aprire il pompante, inserirci la siringa per fare in modo che l'olio che si trova dentro l'impianto, allargando i pistoncini, possa risalire tranquillamente senza andare a forzare il pompante che si trova all'interno del freno. Quindi andiamo ad aprire con una esagonale e andiamo ad inserire la siringa. Queste sono delle siringhe da 20 ml. Sono delle siringhe particolari che escono proprio per l'impianto Magura, perché a questa altezza c'è un piccolo forellino che nel momento stesso che voi andrete a fare la depressurizzazione dell'impianto per togliere l'aria che si trova all'interno dell'impianto, andando a tirare la siringa, lui tirerà su tutte quante le bollicine d'aria fino a quando non arriva qui al buco che fa sfiatare e l'olio per caduta riscende all'interno dell'impianto. Ora procediamo con la rimozione delle pastiglie. Le pastiglie della Magura sono calamitate. Quindi noi ora cosa facciamo? Dovendo andare a spingere leggermente i pistoncini verso l'estremità, le spostiamo leggermente e dalla parte del ferro, quindi della spalla, la spingiamo leggermente, esattamente in mezzo, stando attenti appunto a non andare a toccare i pistoncini. Quindi la spostiamo leggermente, eccolo qua, da un lato, e lo facciamo anche dall'altro. Una e due. Mi sono tolto i guanti per non andare a contaminare le pasticche nuove, perché non si sa mai. Eccole qua, queste sono le pastiglie. Come vedete sono molto piccole perché sono a 4 pistoncini. Queste invece sono quelle vecchie. Ok ragazzi, adesso che abbiamo smontato tutto quanto, abbiamo dato anche una lieve carteggiata alle nuove pastiglie, andiamole a montare. Vedete, essendo calamitate, loro non cadono. E adesso ci andiamo a mettere le coppiglie. Ora rimontiamo la ruota e poi dopo andremo a reinserire la pinza. Adesso andiamo a reinserire la pinza. Ovviamente la pinza adesso è entrata benissimo perché abbiamo allargato completamente tutti quanti i pistoncini. Ora l'abbiamo lasciata leggermente morbida, perché cosa faremo adesso? Andando a pinzare la leva del freno, lei si assesterà nella posizione corretta e piano piano andremo a serrare le due viti. Allora ragazzacci, vi ricordate che vi avevo detto inizialmente di aprire la valvola di sfiato dell'aria e di inserire una goccina di olio? Perché? Perché quando abbiamo allargato i pistoncini, l'olio che era qui nell'impianto è salito ed è andato qui nella siringa. Ora noi che facciamo? Adesso abbiamo rimesso le pasticche nuove. Andando a tenere premuta la leva del freno, cosa succede? Che la pinza si assesta correttamente qui sul freno. Vedete, se io lascio il freno, la pinza è lenta. Andando a spingere il freno, la pinza si ferma esattamente centrata con il disco. Quindi noi ora cosa facciamo? Diamo un piccolo giro qui, un piccolo giro sotto, una piccola stretta sopra, una piccola stretta sotto. Facendo così, la pinza viene perfettamente centrata sul disco.
ora andiamo a dare delle piccole pompatine qui sul freno per andare ad eliminare eventuale aria che è rimasta qui nel pompante, e se c'è la vedrete uscire con le bollicine qui dalla siringa. In questo caso non c'è aria, la corsa del freno è corretta, quindi ora andiamo a togliere la siringa e a rimettere il tappino. Ora andremo a rimettere il tappino qui sulla pinza. Come potete vedere, il tappino è a forma di punta. Questo è in plastica, quindi appena sentite un po' di resistenza, fermatevi, perché altrimenti questo si spana molto facilmente. E ora con uno spray andiamo a dare una pulita al pompante e gli diamo anche una bella soffiata. Riposizioniamo il nostro freno nella corretta posizione e, signori, freni cambiati, spurgo dell'aria sul freno Magura MT Trail, che sono gli stessi degli MT5, fatto. Quindi spero che il video vi è piaciuto, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!